Pesante rimpasto di governo nel chavismo, sono almeno sei finora i ministeri che passano di mano. Alla disperata ricerca di valuta pregiata, il Venezuela crea persino il Ministero del Turismo e del Commercio con l'Estero. Altro ministero pesantissimo è quello dello sviluppo minerario ecologico, una specie di ossimoro che però da due decadi è sempre stato appannaggio di fedelissimi del progetto chavista. Questi cambi arrivano il giorno successivo all'annuncio fatto dal leader dell'opposizione, Juan Guaidó, di voler nominare i membri del suo gabinetto ad interim. Pur non avendo ancora convocato elezioni, secondo Costituzione Guaidó come Presidente del Parlamento è Presidente anche della Repubblica ad interim ed ha quindi il diritto di nominare ministri. L'accelerazione impressa con quest'atto ha innervosito il chavismo e Nicolás Maduro, che rivendica invece la sua presidenza come legittima, malgrado il fatto che la comunità internazionale abbia criticato la liceità delle ultime elezioni presidenziali.